Fabbrica della Comunicazione. Iscriviti al canale YouTube e segui tutte le interviste sul sito, anche su Telegram ed in podcast su Spotify. Do il buongiorno e saluto con grande piacere Cosimo Massaro, scrittore. Ciao Cosimo, ben trovato con me. Ciao cara Beatrice, per me è sempre un piacere stare con te quando facciamo delle belle interviste. Saluto naturalmente te e tutti coloro che avranno il piacere di ascoltarci. Grazie, naturalmente con Cosimo oggi affrontiamo questo tema. Tutte le banche centrali occidentali stanno da tempo collaudando un nuovo tipo di moneta che si chiama CBDC, una moneta bancaria digitale a corso legale senza alcuna riserva, che mira a sostituire il denaro contante. Così parte subito Cosimo Massaro della serie, insomma, le cose te le dico così, chiare e tonde. Però prima di entrare nello specifico di questo argomento, Cosimo, io farei un attimo un piccolo excursus sulla moneta e poi, diciamo, per capire anche meglio, no, quali potrebbero essere gli eventuali vantaggi e le criticità. Vai, vai, va benissimo così. Hai estrapolato, diciamo, queste due o tre righe da un ultimo articolo che ho pubblicato sul mio blog e poi anche per altre testate. La guerra monetaria globale, il titolo era. Sì. Però dobbiamo contestualizzarla, come hai accennato ora tu, giusto qualche input per dire, no, che cos'è la moneta, che cosa sta accadendo a livello planetario in questo periodo storico epocale. E se vogliamo poi anche apocalittico, se la vediamo da un punto di vista della battaglia spirituale, dove la vera battaglia è principalmente spirituale, ma poi soprattutto, prima che essere territoriale, una guerra militare, è soprattutto e principalmente una guerra monetaria globale. C'è quando effettivamente la Russia ha deciso, come dire, di contrapporsi totalmente, nettamente, senza mezze misure, a quel mondo unipolare creato da quell'imperialismo che nasce con la moneta debito nel 1694, che hanno, come dire, questi banchieri, questi usurocrati hanno schiavizzato tutti i popoli del mondo. Quindi questa moneta, che poi è diventata fiat dopo la fine degli accordi di Bretton Woods nel 1971, per la precisione il 15 agosto, quando Richard Nixon decretò, diciamo, la fine della convertibilità con l'oro. Quindi nasce la moneta fiat, una moneta semplicemente, come dire, a corso legale e a corso forzoso, che doveva essere accettata da tutti i paesi del mondo, come dire, sostenuta poi da che cosa? Dagli eserciti, dalla forza militare. Poi in seguito questa moneta fiat, che non ha nessuna convertibilità in nulla, cioè fiat significa creata dal nulla, da dei banchieri che fanno solo i tipografi. In seguito è stata abbinata, diciamo, come valore di riferimento l'oro. Nel 73 nasce il petrodollaro, quindi con gli accordi con l'Arabia Saudita, quando gli accordi prevedevano cosa? Che il petrolio si sarebbe potuto vendere solo ed esclusivamente in dollari a livello planetario. Gli Stati Uniti d'America però avrebbero difeso l'Arabia Saudita con gli eserciti, avrebbero venduto armi. Ecco, anche questi accordi sono decaduti perché l'Arabia Saudita e tanti altri paesi stanno entrando nel BRICS, che sarebbe quell'altra coalizione di sistema monetario e commerciale che si è contrapposto a quello del mondo unipolare che viene dall'Occidente. E poi, piccola parentesi, specifico sempre quale Occidente, non è il mio Occidente. L'Occidente delle multinazionali, l'Occidente della moneta debito, l'Occidente del circuito SWIFT, l'Occidente degli usurocrati, questo Occidente, perché una cosa sono i popoli occidentali e una cosa è l'oligarchia occidentale. Specifichiamolo sempre questo fatto,
perché noi, in quanto popolo, non abbiamo mai portato a sfruttamento esasperante le popolazioni dell'Africa, è chiaro, noi siamo lavoratori, grandi lavoratori nell'Occidente, soprattutto i popoli, quindi una cosa è l'elite e una cosa sono i popoli, vale anche per il discorso americano, quindi non possiamo fare mai di tutto un erbo un fascio, ah l'America, l'America, una cosa è l'elite globalista che ha sede militare con la NATO e con tutto il resto, il Pentagono e il Deep State lì, e una cosa è il popolo americano che comunque è un grande anche lavoratore. Certo, no, hai fatto benissimo a fare questa precisazione, perché molto spesso invece si incorre proprio in una, diciamo così, in un insieme generico in cui si mette dentro un po' di tutto. Assolutamente, tant'è vero che oggi la battaglia è contro i popoli del mondo e poi in principal modo contro il popolo indoeuropeo, l'uomo bianco, e poi ci sarebbero tante cose da dire, ma non è la tematica di oggi. Quindi, ritornando al nostro discorso, io ho sempre raccontato che la moneta deve ritornare ad essere uno strumento funzionale all'uomo, non il fine ultimo. Il fine ultimo è che si fanno le cose solo per denaro, ciò che ci ha insegnato poi il neoliberismo, ok? La scuola economicistica, soprattutto anglosassone, che appunto nasce da lì questo tipo di capitalismo, nasce la rivoluzione industriale, nascono tutti questi meccanismi filosofici errati. Noi invece dobbiamo ritornare a fare le cose, amare e sviluppare i nostri talenti, e facendo bene il nostro lavoro, poi di conseguenza, come dire, deve tornarci anche un contributo economico. Quindi non mettere il denaro davanti, il Dio Mammona che parlava anche Gesù Cristo, ma metterlo come risultato di un buon lavoro. Quindi mettere avanti lo sviluppo dei talenti e le cose che amiamo fare. Quindi dobbiamo invertire il processo, se no, anche se vogliamo cambiare il mondo e rimaniamo con questo concetto interiore, non cambieremo nulla, perché vuol dire che siamo neoliberisti dentro, chiaro? Cioè, se mettiamo sempre solo l'interesse, vale anche per le comunità, per i nostri rapporti personali, è chiaro? Sì. Quindi, ritornando quindi ritornando al discorso invece, diciamo, dal quale siamo partiti, no? Che cosa cambia? Cioè, che cos'è intanto questo tipo di moneta e che cosa cambia rispetto a quello che è un sentito dire di monete digitali, perché adesso è un fiorire di monete digitali, criptovalute e quant'altro. Quindi, cioè, qual è la specificità di questo tipo di moneta? Allora, cerchiamo di essere proprio semplici. Prima di tutto, la moneta deve avere anche sempre una struttura, come dire, su uno strumento che sia fisico. Cioè, per dire, si sono usate le conchiglie, si è usato il sale come moneta, andando proprio indietro nel tempo, no? Però quello è lo strumento su cui viaggia il valore convenzionale, la magia del numero. Il vero valore non sta nello strumento, sta nella magia del numero, cioè nella convenzione sociale che diamo valore a un oggetto attraverso il numero. 10, 5, ad esempio la banconota è di carta, però cambia il suo valore in virtù del numero. 5 euro, 10 euro, 50 euro, 500 euro. Ma lo strumento è sempre quello. 30 centesimi occorre stampare una banconota da 5 euro, 30 centesimi occorre, o 35 o 40 centesimi, stampare una banconota da 500 euro. Però il valore nominale ti cambia totalmente l'importanza di quel pezzo di carta, giusto? È giusto. Perché mantenere sempre la struttura, come dire, anche materiale, che può essere carta, può essere legno, può essere qualsiasi cosa? Ok? Perché è il rapporto umano. Io vengo, ti do del denaro a te, tu lo dai a me. Ci scambiamo, ci diamo una stretta di mano. Ad esempio, nelle lire c'erano il fatto storico, dei personaggi storici. C'è la storia, c'è l'identità di un popolo. E poi, qualora dovesse saltare un sistema elettronico, tu comunque sia hai sempre un supporto reale, materiale, che ti fa sviluppare l'economia locale sempre in maniera cartacea. Quindi io non rinnego totalmente la moneta elettronica. Però nel momento in cui nei punti principali del nuovo ordine mondiale stavano cosa? Moneta elettronica solo digitale, unica moneta mondiale, quello miravano loro. Solo che la ciambella non è uscita col buco, ok? Il diavolo fa sempre le pentole, ma non fa mai i coperchi. Ecco perché il mondo multipolare di cui Putin ha dichiarato si sta contrapponendo al mondo unipolare, quello della moneta debita. Quindi in tutto il mondo stanno commercializzando e estromettendo il dollaro,
ok? Stanno commercializzando con le loro valute. Quando è andato Xi Jinping in Russia, non nessuno ha detto che c'erano altri 40 rappresentanti di ulteriori paesi, soprattutto dell'Africa, che stavano prendendo accordi con la Russia per commercializzare i loro prodotti con le loro monete locali. È chiaro? Quindi c'è in atto un processo di de-dollarizzazione del pianeta, cioè il dollaro non lo sta cagando più nessuno, scusa il francesismo. Chiarissimo. Stanno evitando, e quindi chi è che è rimasto isolato? Non è isolato Putin, ma è isolato cioè l'Occidente usurocratico, sono loro che stanno rimanendo isolati. Comunque, nei programmi del nuovo ordine mondiale, come ho detto, unica moneta mondiale elettronica, unico governo mondiale possibilmente poi gestito e anche protetto da un unico esercito mondiale, e poi un'unica religione mondiale. Cioè, questi erano i punti del nuovo ordine mondiale. Sì. Tante cose non stanno andando per il verso giusto. Siccome ora l'Occidente sta in netta crisi, netta, proprio netta, il petrodollaro e il dollaro stanno collassando, e se collassa il petrodollaro e il dollaro, crolla tutto l'impianto della moneta fiat. La moneta fiat che abbiamo detto, creata dal nulla. La sterlina inglese è una moneta fiat. Il franco svizzero è una moneta fiat. L'euro è una moneta fiat. Cioè, fanno parte tutte di quel circuito SWIFT. Perché gli usurocrati hanno in mano anche il circuito della circolazione monetaria tra i vari stati. Il circuito SWIFT, appunto. Quando hanno fatto l'attacco finanziario a Putin, la prima cosa che hanno fatto, gli hanno chiuso il circuito SWIFT, quindi Putin non poteva più comprare e vendere in quel circuito, tant'è che hanno bloccato anche i denari, come dicono degli oligarchi, guarda caso lì sono oligarchi, qua li chiamano filantropi alla Soros, cioè vedi un po', poi il doppio pesismo, e quindi hanno bloccato pure i denari, quindi come dire, Putin è uscito fuori dal circuito SWIFT e si è fatto la sua rete commerciale perché si era già preparato. Cosa che non riuscì a fare Benedetto XVI quando gli chiusero i conti SWIFT della Banca dello Ior in Vaticano. Dopo 3 giorni che si dimise, lo costrinsero alle dimissioni, riaprirono il circuito SWIFT. Quindi il circuito è fondamentale mantenerlo e sostenerlo per una nazione. Perché se tu hai la sovranità monetaria e i conti correnti sono tuoi, ma poi il circuito di collegamento per far circolare la moneta elettronica non è tuo, tu sei sempre sotto scacco di chi è proprietario di quel circuito. Esempio banale, lo so che sto ampliando le cose, però... No, ma è chiarissimo, certo, fai benissimo, cioè, a farlo. Se noi, ad esempio, siamo proprietari del lago dell'acqua, che è contenuta in un lago, sì, e siamo proprietari dei nostri rubinetti di casa, bene, però se l'impianto idrico non è nostro, che collega il lago ai rubinetti di casa... Chi manterrà il rubinetto di quell'impianto idrico sarà il padrone, poi, se vogliamo, anche dell'acqua. Perché dice, tu mi devi dare tanto, se no io ti chiudo il rubinetto. Chiaramente. Cioè, è un asse strategico, ok? Così dovrebbero essere gli asse strategici della circolazione della moneta, cioè a livello virtuale. Perché giustamente è limitante solo la moneta cartacea. Se io devo venire a comprare ora un prodotto da te che stai magari nelle Marche e io mi trovo in Puglia, non è che posso venire a portarti le banconote con il treno, con la macchina o col cavallo. Naturalmente sfrutto la tecnica, c'è un collegamento elettronico, sì, e ti pago con una moneta elettronica, però il circuito che fa viaggiare la moneta elettronica dal Salento alle Marche non deve essere appunto di un Rothschild, deve essere di una struttura, come dire, politica, o nel senso politica di una nazione, un asse strategico nazionale. In questo caso la CBDC è una moneta solo elettronica che stanno emettendo le banche centrali sempre a debito, quindi non è una moneta a sovranità monetaria di un popolo, e mirano ad eliminare anche quel denaro contante che, pur essendo a debito, ancora ci permette il rapporto umano. Nel momento in cui dovesse scomparire il denaro contante, realmente ci infileremo dentro
quella società totalmente distopica alla Grande Fratello del 1984. Perché nel momento in cui, se dovesse sparire il denaro contante e ci sarà solo una moneta elettronica collegata ad un'identità digitale, l'ID personalizzato, dove in questo ID personalizzato centralizzano tutta l'informazione di un essere umano, da quella sanitaria, per dire vaccinale, oppure la tua situazione istituzionale, patenti. Sì, di qualsiasi tipo, chiaramente. Di qualsiasi tipo. Non vai bene al sistema che non ti sei fatto l'ultimo siero, quelli possono dire: io ti chiudo il conto corrente. Se vai a fare una manifestazione magari in piazza dove non è piacevole al sistema, meno punti, ti chiudo il conto corrente, ti stai facendo male. Questa idea, no, che è da un parecchio tempo che si va ventilando, tu la vedi così reale oppure resta ancora lontana, nebulosa? Cioè, il fatto che se ne parli, sì, per carità, è importante, però di difficile realizzazione di fatto, Cosimo. Beatrice, mi duole pensare che tanta gente non si è resa conto che quel futuro distopico che noi stiamo paventando è presente. Non che non c'è quel dubbio che hai tu, è presente, ce l'abbiamo già quotidianamente e non ci rendiamo conto. Lo stesso atto che hanno imposto a un uomo come Putin, che è una potenza globale, lo possono fare in un nanosecondo a te o a me, qualora scompare il denaro contante, è chiaro. L'hanno fatto anche con i camionisti in Canada, quando ci furono le rivoluzioni dei camionisti contro il sistema della pandemia. L'hanno fatto a Benedetto XVI, è chiaro. Cioè, questa è la battaglia delle battaglie sul piano monetario, perché quello è il primo strumento per dominare i popoli e le nazioni. Il debito e moneta solo elettronica digitale. Cioè, è lo strumento prioritario e non è un futuro, è già il presente. Se noi andiamo ad esempio in nazioni anche europee, Francia, Germania, anche se in Germania, per dire, il limite al contante non c'è, ma la gente è tanto oramai indottrinata, ce l'ha nel sangue, che pagano solamente ed esclusivamente, quasi totalmente, con carte elettroniche, è chiaro, pur essendo la moneta cartacea, per dire, in Europa gli euro l'unica moneta legale. Cioè, gli euro cartacei, le banconote, sono l'unica moneta legale considerata nel trattato di Maastricht di Lisbona, insieme alle monetine metalliche. Quindi questa cosa, sì, è presente già. È già presente. Senti, un'ultima nota te la volevo chiedere, visto che te l'ho proposta, no, come alternativa. Tanta gente oggi pensa che il futuro sia nelle criptovalute, addirittura facendo degli investimenti anche piuttosto azzardati, secondo me, no? Quindi riversa in criptovalute tantissimi soldi, credendo che comunque questo mercato possa ulteriormente portare, no, data la speculazione, a consistenti guadagni. Come la vedi tu la questione da questo punto di vista? Allora, Beatrice, guarda, in effetti hai usato dei termini correttissimi, hai usato un termine, speculazione. Allora, noi vogliamo cambiare il mondo, giusto? Cioè, vogliamo che ci sia un mondo migliore. E poi ci stanno tanti, anche dalla nostra parte, che dicono: ah, investiamo nei bitcoin, per farti un esempio. Non abbiamo capito niente. Il bitcoin, in effetti, attualmente, per come è stato utilizzato fino ad oggi, è una moneta speculativa. La speculazione, creare denaro da altro denaro, non è naturale, è speculazione. Okay. Rimani nel sistema, come dire. Voglio cambiare il sistema e poi lo utilizzo e lo sfrutto per fare dei miei guadagni. Neoliberismo, il dio Mammona, chiaro? Il dio del denaro, non ho capito niente. Io poi non sto mettendo in dubbio magari il sistema della blockchain, che potrebbe essere utilizzato anche da noi, e va bene. Ma fondamentalmente con i bitcoin si sono create bolle speculative che stiamo vedendo che puntualmente cadono. C'è chi vince, c'è chi perde, c'è chi guadagna e c'è chi perde. Ma non è una moneta che ti sta creando, come dire, una vera... un vero cambiamento sociale, dove viene utilizzata principalmente come moneta, come strumento
di facilità dello scambio delle merci, ma è stata utilizzata più che altro come moneta speculativa per fare guadagni. Molti poi pensano di tesorizzare i propri risparmi attraverso il Bitcoin, a parer mio commettendo un grande errore, perché può essere una bolla speculativa. Oggi hai fatto guadagni, lo tieni lì, ma poi se scoppia perdi tutto quello che hai risparmiato. Arrivato a questo punto, se devi tesorizzare e fare tutela del risparmio, l'unico bene rifugio che è stato sempre adoperato anche dai banchieri storicamente e ancora oggi adoperano tutte le banche centrali, tutte le banche di un certo rilievo commerciali, stanno facendo acquisto spropositato di oro fisico. Ecco, allora acquistiamo oro fisico e fai tutela del risparmio. Te lo vai a nascondere sotto un terreno e ti fai il tuo tesoretto con la piantina, così sai dove lo metti se vuoi tutelarti il risparmio. Perché il Bitcoin non lo ritengo un elemento funzionale alla tutela del risparmio. Chiaro? Da questo punto di vista. E non sto mettendo in dubbio il discorso della blockchain. La blockchain potrebbe essere utilizzata anche da uno Stato. Magari una decentralizzazione dell'emissione monetaria. L'importante è che non sia emessa a debito e che sia funzionale come strumento, non fine ultimo la moneta, ma strumento della vera ricchezza che genera l'essere umano attraverso lo sviluppo del proprio talento. Cioè siamo noi a creare la ricchezza. La moneta deve ritornare a avere la sua funzione di strumento, non di fine ultimo, ribadisco per 2 o 3 volte, perché no, sennò ma non capiamo nulla. Hai fatto benissimo, tra l'altro, a farci tutta quanta questa fantastica carrellata, della quale ti ringrazio. Chiudendo il cerchio, quindi, visto che abbiamo iniziato proprio parlando di questa nuova tipologia, c'è qualcosa che effettivamente il cittadino, l'italiano medio, può mettere in atto per tamponare, arginare una situazione di questo tipo, oppure semplicemente si andrà avanti così? Allora, io dico sempre, sto stimolando tutti, signori miei, ragazzi miei, amici miei, ricordate che la forza è in voi ed è in noi, in ognuno di noi. Cioè noi diamo potere, scusami, tra virgolette, al potere tramite il nostro consenso. Il primo potere che abbiamo è appunto quello di non dare il consenso nostro tramite l'accettazione. Come abbiamo messo dei blocchi anche nel periodo della pandemia, dicendo no ad un certo limite, tante persone hanno detto no a quel siero genico sperimentale, ed è stata una vera forza, è stata. Così dobbiamo dire no a questo meccanismo, semplicemente per dire, per fare un esempio, fra le tante cose che si possono fare durante il giorno, non spendete con moneta elettronica, mantenete sempre il contante. Se siamo 10, 20, 30 milioni di persone che manterranno sempre il contante, il sistema farà sempre più difficoltà ad imporre le sue soluzioni. Quindi loro prendono sempre spazio in virtù di un nostro arretramento che viene indotto attraverso l'accettazione e l'abituarci allo stato di comfort. È tanto bello, vado e pago con la carta di credito, ma poi sarà ancora più facile cosa? Mi metto un microchip sotto pelle, quindi non ho manco il rischio di perdere la carta di credito che mi venga rubata. Passerò il polso e pagherò con il polso sul... Cioè, è chiaro dove ti fanno abituare, perché poi il microchip farà figo pure. Ah, vedi, io apro le porte di casa col microchip, posso fare... Mi spiego? Ti hanno fatto un indottrinamento culturale e animico interno che diventi parte del sistema, sei integrato nel sistema senza accorgertene. La resistenza invece la si fa in tutte queste piccole ma grandi cose. Poi vedremo se quel mondo... Io in quel mondo lì, transumanista, postumanista e genderista, non ci voglio proprio entrare. Io lo rinnego, ok? Lo rinnego. Quindi quel mondo che va oltre l'uomo non mi appartiene. Quindi in tutti i modi io cercherò, sto ancora nel sistema come stai tu, però sto finché dico io, cioè dove ci stanno delle linee rosse che per me non sono superabili, è chiaro? Come quando era quella del siero genico. Sì, ho detto certo. No. Lì dovete passare sul mio cadavere, e così c'ho tanti altri limiti che mi sono posto, è chiaro? Cioè quando supereranno certi limiti dirò no, e lì sarà la mia forza, che poi abbinata alla tua, a quella di qualcun altro, ripeto, e poi magari l'agricoltura locale, e poi magari una moneta complementare locale, e tutte queste cose, formiamo comunità,
formiamo comunità, come lo siamo anche oggi un po', magari sai, un po' da tutte le parti distaccati, ma poi riusciamo a formare anche delle comunità territoriali, beh, la nostra forza non sarà da poco. Quindi giorno per giorno dobbiamo portare avanti la nostra battaglia. Grazie Cosimo, ringrazio per essere stato con me Cosimo Massaro, buona giornata. Grazie di cuore Beatrice, saluto di nuovo te e tutti coloro che ci hanno ascoltate, e se qualora qualcuno volesse approfondire le mie tematiche mi può trovare sul mio blog www.cosimomassaro.com. Perfetto, okay? Grazie molte anche per questa ulteriore specifica, ciao, alla prossima. Ciao. Se ti piace il nostro progetto culturale, sostieni con una donazione Fabbrica della Comunicazione, informazione differente. Iscriviti al canale YouTube e alla newsletter per non perderti gli aggiornamenti. Segui tutte le interviste sul sito fabbricadellacomunicazione.it, anche su Telegram e sui principali social ed in podcast su Spotify. Insieme possiamo costruire un mondo migliore. Cos'è la comunicazione e quante sfaccettature ha? Quanto di ciò che viene trasmesso dai media è verità e quanto mistificazione? Quanto nell'informazione è autentico giornalismo? Fabbrica della comunicazione, il linguaggio dei media. Per scoprire la struttura e i meccanismi di radio, TV e web, apprendere i segreti del parlare in pubblico, relazionarsi con gli altri in modo corretto e riuscire a capirsi al di là delle parole. Fabbrica della comunicazione, il linguaggio dei media. Il libro di Beatrice Silenzi, disponibile in tutte le librerie, store online e anche in formato ebook.